Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Start e di Clocks and Clouds. Questa è la 77esima puntata. Io sono al microfono Stefano Taglietti, alla regia, ma anche tecnico del suono Chicco Giraldi, che ha fatto una puntata bellissima di Father and Son. Io vi invito ad ascoltare tutti, diciamo, gli ascoltatori di Clocks and Clouds, che si concentrano sulla musica contemporanea, ma davvero mettetevi in ascolto anche prima, perché merita davvero di davvero molta attenzione questa trasmissione di Chicco. Questa sera abbiamo un po' di novità, un po' di memorie, racconteremo delle cose successe recentemente e anche parleremo appunto di questo ultimo disco di Alessandro Cipriani, che abbiamo avuto tempo fa in una delle più belle interviste che io abbia fatto qui, oltre 50 interviste a musicisti, direttori d'orchestra, eccetera, ma compositori, attori, abbiamo fatto tantissimo, adesso non siamo qui ad elencare, ma insomma Alessandro è sempre particolarmente profondo e motivato nelle cose che fa, e questo disco Voices è davvero un disco che taglia, diciamo, e apre nuove frontiere, secondo me, e secondo molti, anche nell'intenzione del compositore stesso. Io non presento ancora la biografia di Alessandro Cipriani, perché insomma è un compositore che si occupa da anni di nuove tecnologie, ha lavorato anche per la didattica, ha scritto e pubblicato dei libri molto importanti che sono nei conservatori e anche tradotti in inglese, quindi sono ormai testi internazionali. Ha fatto vari CD, uno lo abbiamo fatto anche insieme, Il pensiero magmatico, con i testi di Bichan Bassiri, e c'è questo lavoro, questo ultimo lavoro che ho ascoltato con molto piacere, molto interesse, e mi ha diciamo sorpreso anche, perché diciamo è quel senso di apertura che noi abbiamo sempre raccontato qui da Clocks and Clouds, quel senso di diciamo di superamento delle accademie, eccetera, insomma, senza adesso aggiungere altri significati, e qui mi sembra confermato davvero, e sarà la saggezza, sarà il tempo, l'esperienza, e ho sempre detto, anzi da tempo dico, che le cose migliori sono dei musicisti, sembra banale dirlo, ma sono dei musicisti che hanno diciamo maturato molte differenti esperienze. Noi abbiamo qui in diretta Alessandro Cipriani. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Allora, una domanda iniziale. Ci diamo del tu, perché noi ci conosciamo ormai da tanti anni, da vari decenni. Alessandro, questo interesse per la voce, perché tu hai fatto diversi lavori importanti, tutti legati alla voce, lo stesso Pensiero magmatico è legato in qualche modo alla voce, anche agli strumenti, c'è il coro, eccetera, ma poi tutto il lavoro sul canto religioso, e poi questo ultimo, Voices. Qual è il senso che dai alla voce? Diciamo che soprattutto in questo ultimo lavoro il filo è questo, cioè trovare all'interno delle voci non solo timbri, non solo elementi di tipo musicale, ma anche proprio intere esperienze. Il lavoro è stato realizzato con musicisti di varie culture, dal Sudafrica alla Germania, dal Ruanda all'Albania e alla Lapponia. Quindi, come dire,
sono musicisti e cantori o vocalist di diverse culture che portano con sé un mondo, e la voce è estremamente forte da questo punto di vista, non solo perché a volte ci sono delle parole che intervengono, ma anche quando non ci sono le parole, e in molti casi queste parole sono frammentate oppure non ci sono proprio, perché sono magari c'è un lavoro particolarmente focalizzato sul suono più che sul significato, quindi più sul significante che non sul significato. Comunque, diciamo, a prescindere dal discorso dei testi, ognuno di questi cantori ha portato un suo mondo che proviene da cose recenti o da cose antiche, ma comunque estremamente localizzate. La voce, secondo me, è l'elemento che più di tutti può essere definito glocale. Glocale vuol dire quando noi siamo coscienti del fatto che siamo in un mondo globalizzato, ma che sopravvivono allo stesso tempo delle culture e dei modi di essere che sono invece estremamente locali. Per cui, diciamo, il tema della voce collega tutti questi mondi, ma allo stesso tempo ognuno di questi mondi ha una sua specificità e quindi un suo elemento locale che si incrocia con quello globale e quindi diventa, come si dice con questa parola, glocale. Certo, volevo chiederti, da compositore, qual è l'elemento involontario? Io questa, naturalmente nel disco troverete le risposte, volevo anche dire che il CD Voices è ovviamente sul CD, ma anche LP vinile in edizione numerata e limitata, in digitale e poi su tutte le piattaforme iTunes, Spotify, Team Music e anche Tinder, eccetera. Volevo dirti, ci sono dei canti tradizionali, ma ci sono anche delle percussioni tradizionali, e tu avvolgi tutto questo e rielabori anche in maniera ovviamente molto bella e intelligente. Io adesso metterò delle tracce, ovviamente ascolteremo, ma per esempio c'è il testo iniziale dove ti lancio, ovviamente ti do il là, di chi è questa musica, che genere di musica è? Da 20 anni ormai sento che la mia musica non viene da me, mi sento come un filtro dinamico attraverso cui passano suoni, alcuni provenienti da altri musicisti, altri provenienti da una dimensione astratta, che arrivano a me in modo un po' misterioso, poi continui, eccetera. Vuoi spiegarci questo passaggio? Cioè, noi sappiamo che i compositori c'è la forte volontà di esprimere tutto il materiale, scrivere tutte le cose, nulla sfugge, eccetera eccetera, ma avendo tu scelto, no, dei canti tradizionali o delle cellule ritmiche delle percussioni tradizionali, eccetera, come direbbe Pierre Boulez, no? Per volontà e per caso, per volontà, per caso, per piacere, come viene fuori tutto il lavoro? Allora, intanto c'è proprio una posizione mia rispetto al comporre che magari riguarda, no, che non voglio generalizzare, perché è una posizione mia, diciamo, un mio modo di sentire il lavoro che faccio. Cioè, ho questa consapevolezza di essere semplicemente uno strumento di espressione che è connesso ad altre dimensioni, diciamo, che comunicano attraverso la mia arte, che comunicano attraverso la mia tecnica, la mia sensibilità, le mie capacità, diciamo, di portare quello che secondo me in qualche modo esiste in una dimensione astratta e che attraverso il lavoro che io faccio viene portata
alle orecchie delle persone, quindi diventa in qualche modo concreta, reale, perché può essere ascoltata. Però, ripeto, diciamo, io mi sento un'antenna ricevente e poi anche trasmittente, ma non posso dire che la mia musica è mia. Allora, quest'anno io ho fatto un lavoro per il teatro, un lavoro molto bello su Seneca e Lucrezio, che si chiama Quando la vita ti viene a trovare, che adesso comincerà il tour che ci porterà fino a Napoli, Bologna, Milano, al Piccolo di Milano. Ma in quel caso la musica, come dire, era non era in relazione alla voce, non era in relazione a cose tradizionali, ma comunque per me rimane sempre questa sensazione di essere semplicemente un filtro. Diciamo, poi questo, non sono il primo a dire una cosa di questo genere, no? Adesso non so se prendiamo anche Stravinsky, a cui venne chiesto da dove veniva questa sagra della primavera, lui rispose che aveva questa consapevolezza di essere solo uno strumento attraverso il quale la nostra civiltà ha scritto quell'opera. Per lui magari forse era meno, come posso dire, meno legato a un discorso di energia che invece mi appartiene. Per lui era più una sensazione di poter prendere ciò che la civiltà in quel momento stava esprimendo e riuscire a diventare lo strumento attraverso il quale tutte quelle suggestioni, quei contenuti potevano venire fuori. Sì, certo, ma poi tecnicamente anche si lega, voglio dire, anche, non so, la musica concreta, no? Alla fine c'è un legame tecnico ovviamente diverso, però, oppure penso a Imnen, no? di Karlheinz Stockhausen, oppure anche altri lavori che recuperano registrazioni esistenti, o anche, però naturalmente la tua visione invece è psicologicamente legata invece a un'altra dimensione, no? Cioè, l'io filtro, come uno fosse un'antenna che riceve dei segnali e poi li ritrasmette anche trasformandoli in qualche modo. Sì, naturalmente, appunto, si tratta di un filtro creativo, non si tratta di un filtro semplice, diciamo, e quindi è proprio attraverso tutta una serie di modalità, certo, sia tecniche che creative, che poi viene fuori questo tipo di lavoro. E secondo me, diciamo, la grande differenza, sempre con grande rispetto per Stockhausen, però diciamo c'è una grossa differenza tra il suo tipo di lavoro e questo lavoro che faccio io, nel senso che intanto i tempi sono completamente cambiati, siamo in una situazione di globalizzazione e di grande comunicazione tra tutte le parti del mondo, sì. E questo mi consente anche di potermi muovere e lavorare direttamente con gli strumentisti o con i cantanti o con i vocalist. Questo vuol dire che è sempre un atto di collaborazione quello che io faccio. Imnen, sì, in qualche modo estraeva, diciamo, da diverse culture una serie di suoni che però attraverso il suo lavoro, diciamo, diventavano musica che in qualche modo perdeva la sua anima e diventava la musica di Stockhausen. In questo momento, diciamo, il nostro rapporto con la restituzione verso le altre culture è estremamente importante. No. Quando lui scrisse Himmel, magari questa cosa era meno forte, diciamo, nessuno avrebbe detto che poteva avere un approccio di tipo colonialistico, diciamo. No, no, perché certo. oggi quando guardiamo quel lavoro lì, ci accorgiamo che ha dei pesi nel tempo che oggi non ci appartengono più, perché è impossibile oggi non confrontarsi con le altre culture direttamente.
e per lui era impossibile, perché comunque i mezzi non erano quelli di oggi, e quindi naturalmente lui prendeva questi suoni e poi li faceva suoi. Certo. Okay, non so se... Sì, no, è chiarissimo, certo. Volevo ricordare prima... Tutto il rispetto per il grandissimo compositore che è Stockhausen. Beh, certo. È solo che i tempi sono cambiati fondamentalmente, e quindi le scelte di tipo sociale e politico dei compositori sono importanti da questo punto di vista. Beh, certo. Certo, assolutamente. Volevo ricordare le voci che sono presenti in ogni traccia del CD, del lavoro discografico, e sono Isabella Baumer, Germania, Nazif Cela dell'Albania, Alba D'Urbano dall'Italia, poi Grupi Antea sempre Albania, Tuuni Landsman, Lapponia e Finlandia, e poi Ann Masina, Sudafrica, e Dorothy Munineza da Ruanda, e poi Dudu Yende dal Sudafrica. Queste sono le voci. Io a questo punto farei ascoltare le prime due tracce, se ci vuoi dire qualcosa. Sì. Sì, queste due tracce sono collegate fra loro da una percussione. La prima traccia è molto breve e in qualche modo è difficile anche capire dove comincia l'una e dove finisce l'altra. Comunque la prima traccia dura circa un minuto ed è stata ed è la traccia, la colonna sonora per il video è un video, diciamo, della sezione italiana di Non c'è pace senza giustizia, che fu fatto diversi anni fa cercare di far arrivare all'ONU la proposta di mettere al bando mondiale la mutilazione genitale femminile. E quindi, diciamo, questo è un breve brano, perché appunto era parte di una specie di spot, diciamo. E poi il secondo brano invece viene da un lavoro teatrale che ho fatto insieme a Luigi Ceccarelli. Il pezzo è La musica è la mia, e il testo è di Dudu Yende, che è una cantante, era una cantante sudafricana, purtroppo scomparsa recentemente, e questo fa parte di una colonna sonora di un lavoro musicale per il teatro di Robin Orlin, che è una coreografa sudafricana, con la quale abbiamo appunto fatto questo spettacolo che si chiama Have You Hugged, Kissed and Respected Your Brown Venus Today. Non vi parlo del contenuto, ma è un contenuto estremamente forte dal punto di vista del discorso sul razzismo, e è stato presentato al Festival d'Automne a Parigi, al Teatro Nazionale di Lussemburgo e al Teatro della Ville di Parigi, e poi c'è stato un tour. Questo secondo pezzo è fatto di percussioni e alcuni testi che vengono letti sia in Zulu che in inglese da Dudu Yende. Bene, allora non ci rimane che ascoltare queste due tracce e poi rientreremo e parleremo ancora un po' con il compositore Alessandro Cipriani. Questo è l'inizio di Voices, il nuovo disco appunto di Alessandro Cipriani. Buon ascolto.
uscire. Uscire quando anzi ulambile. Ngithanda ubukhulu bezimpundu zakho. Yo, Sarki. Upagile. Wenze izizwe zonke zikhulume ngomzimba wakho. Uma ugovozile izizwe zibona amalebe akho amade. Amalebe abambe indoda yahlanya yaqhama yakhuluma ngezilimi. When I enter inside the aeroplane, the seats are too small for my big bum. You know why? Because I am you. I am warm. My body is soft and smooth. My punani is tight and nice. I am not black. I am brown like Chocola. I am you. I am you. I am you, questa è la seconda traccia e abbiamo ascoltato anche la prima del CD Voices di Alessandro Cipriani. Ci appresteremo ovviamente a sentire la terza con la voce di Han Masina dal Sudafrica. Alessandro, davvero un bel lavoro questo, anche con una all'inizio di trasmissione io parlavo di superamento, no? di alcuni concetti o idee o ideologie, se vogliamo, accademiche. Questo sembra davvero un lavoro molto, come dire, maturo, perché voglio dire, ormai la musica, nella musica contemporanea c'è tutto il contrario di tutto. In questo caso sembra proprio confermare una strada che è tante strade. Esatto. Ecco. Vuoi dirci qualcosa? L'idea è esattamente questa, quella di non definire un genere musicale e quindi, come dire, cioè, se noi prendiamo il concetto di musica contemporanea, il rischio in questo momento, riferendoci a un certo periodo, è quello di identificare questo nome con un qualcosa di estremamente codificato. Sì. Charles Rosen, quando nella sua prefazione allo stile classico, diceva in musica, leggo perché è una citazione, diciamo, in musica come nella pittura e nell'architettura, i principi dell'arte classica sono stati codificati quando l'impulso che li aveva creati era già morto. Eh sì, sempre. Quindi, è così. Diciamo, certo. Tutti i sistemi, no, per comporre i trattati, eccetera, sono stati scritti in fondo quando l'impulso creativo forte che aveva generato quella musica era già andato via, era già morto, no? Certo. Allora, secondo me noi dobbiamo imparare un po' dalla storia, da questo punto di vista, e capire che diciamo, non basta più la parola contemporanea, perché la musica contemporanea ha avuto una fortissima energia che ha veramente ribaltato tante idee che erano state fissate precedentemente, e questa energia però a un certo punto è diventata spesso accademia, no? È diventata, sì, appunto, sì.
il fissare alcuni principi di che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Noi secondo me dobbiamo sempre avere questo contatto con la freschezza, no? Certo. È una parola che non si usa, diciamo, quando si parla di musica, parlare di freschezza, forse ne parlano solo i jazzisti, forse. E c'è un'altra citazione che voglio fare di Edoardo De Filippo, che dice: se cerchi la forma, trovi la morte, se cerchi la vita, trovi la forma. E è esattamente questo che voglio dire, cioè non sfuggire alle codificazioni e cercare di mantenere il rapporto con la vita. E per me questo contatto con queste voci è esattamente questo, cioè la possibilità di dialogare con elementi che sono fortemente vitali, perché vengono da persone che esprimono un mondo. Forse è proprio un rapporto con l'autenticità interiore e anche quella ovviamente esteriore, perché queste voci sono voci autentiche, non sono costruite non costruite intendo retoricamente, quindi hanno dei contenuti autentici e l'espressione e la loro, come dire, il loro colore, le loro inflessioni, i loro accenti. Tutto questo fa parte, è fresco perché è autentico, forse ancora di più, ecco, questo. Due parole sul prossimo pezzo, sì, se vuoi. Sì, come no. Si chiama Sometimes I Feel Like a Motherless Child, significa a volte mi sento come una figlia senza madre, e questo viene da uno spiritual della fine dell'Ottocento, che aveva a che fare appunto con la schiavitù, e le parole dicono questo, che poi le sentirete in inglese ma anche in lingua Zulu: a volte mi sento come una figlia senza madre, lontana da casa, a volte sento che sono quasi finita. E diciamo, normalmente questo era cantato in inglese, ovviamente ci sono tantissime versioni, da Van Morrison a Odetta, e però insomma è appunto un pezzo tradizionale, uno spiritual dell'Ottocento in inglese, ma l'idea è stata quella di tradurlo anche in lingua Zulu, perché tutto questo ha a che fare fortemente con questa idea della migrazione, no? Certo. Quindi diciamo questo canto ricantato da una donna africana assume di nuovo un significato molto forte che forse, diciamo, per quanto riguarda l'America c'era un po' perduto, no? Certo. E quindi l'idea è stata quella di sovrapporre la lingua Zulu con la lingua inglese e di sovrapporre la voce di Ammasina su se stessa, quindi sentirete, a parte un suono di basso che è molto leggero, diciamo, tutto il resto che sentite sono elaborazioni della voce di Ammasina che canta questo canto in due lingue diverse. Bene, anche questo, diciamo, impiego di questi testi e di questo linguaggio sacro in qualche modo, no? Anche richiama, e anche internazionale, richiama anche, per esempio, uno dei primi a fare questo lavoro in un film fu in Italia, per esempio Pasolini con il Vangelo secondo Matteo, alla fine c'è la Missa Luba, no? Questa messa africana che era una cosa abbastanza nuova e inaudita per il pubblico italiano, poi messa in un contesto assolutamente contesto religioso,
cristiano molto forte, sentito, insomma, ha avuto un effetto straordinario. Allora io saluterei a questo punto Alessandro e ascolteremo i suoi pezzi. Invito tutti a seguire questo lavoro, perché si tratta di 13 pezzi, uno più bello dell'altro. Veramente complimenti Alessandro per questo grande lavoro, insomma, che hai fatto con la voce e con l'elettronica. E quindi, se vuoi dirci due parole, ci salutiamo e poi sentiremo i pezzi ancora. No, niente, io vi ringrazio del tempo e adesso sentiremo appunto questo pezzo. Non so se poi verrà messo anche Acqua, è una sì. parte del lavoro che ho fatto con Isabella Boiner, che è una vocalist tedesca, e in cui di nuovo il suono è di percussioni e della sua voce e basta. E vi saluto, vi ringrazio e ringrazio gli ascoltatori. Grazie a te caro Alessandro e buon lavoro per i prossimi progetti e anche, come dire, buona strada per questo bellissimo CD. Grazie e ci risentiamo presto. Sì, forse un'ultima cosa che posso dire è che verrà presentato questo CD al Palazzo delle Esposizioni a Roma il 3 di novembre all'interno della finale del concorso Sounds of Silence, e ci sarà Guido Barbieri che presenterà questo CD appunto il giorno 3 novembre. Tutto qua. Quindi siete tutti invitati il 3 novembre al Palazzo delle Esposizioni, che è un luogo magnifico a Roma. E bene, allora buon ascolto e a risentirci Alessandro, buone cose. A risentirci.
Who understand alom lomolo? Sara hamba, Sara buya, Sara lala, Sara suhuma, ha? Huh? For
E abbiamo ascoltato in sequenza la traccia 3 e 4, questa ultima Acqua di Alessandro Cipriani, questo nuovo disco che si chiama Voices. Abbiamo sentito anche dallo stesso Alessandro Cipriani una lunga chiacchierata che abbiamo appena terminato. E questo era appunto con la voce di Isabella Boehmer dalla Germania, Udo ed elettronica, erano Alessandro Cipriani ovviamente. Adesso lasciamo, ma non del tutto, lasciamo le nuove tecnologie e entriamo in un'altra sfera con un compositore che avevamo programmato la scorsa settimana, Martin Stig Andersen, ma che per i tempi non siamo riusciti a programmare, ma lo riproponiamo adesso. Martin Stig Andersen, nato nel 1973, è un compositore, sound designer danese. La sua preparazione viene dalla musica acusmatica, ma lui ha fatto anche performance, installazioni sonore, video artistici, eccetera. E nel 2010 ha composto la colonna sonora per il videogioco Limbo di Playdead e ha vinto molti premi importanti, sempre con colonne sonore per giochi e videogames ed altre storie. Quindi ascolteremo questo Sleep Driver, che è una composizione appunto composta e prodotta dallo stesso Martin Stig Andersen, risale al 2003-2004. Buon ascolto.
Bene, stiamo finendo di ascoltare questa composizione di Martin Stig Andersen e questo pezzo che si ricollega in qualche modo con le nuove tecnologie che abbiamo appena ascoltato prima di questo pezzo con Alessandro Cipriani, ci ricolleghiamo a un'atmosfera completamente diversa. È un compositore che andremo ad ascoltare, abruzzese, Andrea Di Paolo. Questa composizione che presenta Tundra per ensemble amplificato è in due movimenti, Boreale e poi Aurora, ed è stato registrato a novembre del 2011 presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, dall'ensemble Algoritmo, diretto da Marco Angius. Andrea Di Paolo, è un compositore nato ad Atessa nel 1978. Ha studiato al Conservatorio di Pescara, ma poi ha fatto varie altre esperienze. Ha studiato anche con Berio, con Arvo Part, con Kurtag, con Sciarrino, con Beat Furrer e con altre esperienze. Sì, è un pianista, compositore di musica classica contemporanea e anche musica neoclassica in qualche modo. E la sua cifra stilistica è molto legata alla contemplazione in qualche modo, e io ho ascoltato dei pezzi di Andrea Di Paolo e mi sono molto piaciuti, e questo Tundra è davvero un bel esempio di nuovo, è un po' quello che dicevamo prima con Alessandro Cipriani, cioè sono nuove strade, non necessariamente legate a un certo stile, a una certa accademia, ma propongono delle aperture differenti che a noi piace esplorare, e soprattutto a noi piace ascoltare questo. Quindi Andrea Di Paolo, Tundra per ensemble amplificato in due movimenti, Boreale e Aurora. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Bene, abbiamo ascoltato Tundra di Andrea Di Paolo, grande sensibilità nel ricercare i suoni anche reali e ben orchestrati. Questo era l'ensemble Algoritmo, diretto da Marco Angius. E da questi suoni attutiti, lievi e leggeri, ci ricolleghiamo direttamente a un compositore che di questo, proprio di questa poetica della leggerezza e delle note lunghe, ne ha fatto veramente un suo linguaggio. E parliamo di Morton Feldman, nato a New York nel 26 e scomparso nell'87 a Buffalo. È stato un compositore noto per le sue musiche composte da suoni spesso come oggetti nello spazio, suoni isolati, con dinamiche molto appunto attutite e durate molto lunghe. Naturalmente è uno dei compositori più importanti del secondo Novecento. Diciamo che Feldman comincia già nel 1950 ad affermare la propria poetica, probabilmente anche conoscendo tutto l'ambiente newyorkese con John Cage, ma anche con artisti come De Kooning oppure Jackson Pollock o Rauschenberger e Mark Rothko. Infatti Rothko Chapel è una delle composizioni più importanti di Feldman. Questo pezzo, adesso sono le 11:59, a mezzanotte, avremo tempo di sentirlo e anche di riparlare di Feldman. Questo pezzo lo dedichiamo questa sera a un artista abruzzese ma internazionale che è scomparso l'11 ottobre, cioè parliamo di Ettore Spalletti. Io non voglio dilungarmi perché avremo tempo e modo e non è questo lo spazio per parlare di arte visiva, ma di questa leggerezza e di questa sensibilità e di questa, come dire, colore di cui parlava Spalletti, non di superficie, ma di presenza del colore, dell'atmosfera, il colore dello spazio, dell'azzurro e della contemplazione, ne ha fatto davvero un prezioso, come dire, valore importante. Le sue opere sono piene di queste leggerezze, di queste vicinanze perfette, di questi orizzonti e spazi incredibili. E quindi ascolteremo, per chiudere la trasmissione, la 77esima trasmissione di Clocks and Clouds, proprio con questa composizione di Morton Feldman, che si chiama Last Pieces. Al pianoforte John Tilbury. Thank you.
Abbiamo ascoltato Last Pieces di Morton Feldman, è una composizione questa del 1959 e al pianoforte ad eseguirla era John Tilbury. Con questo pezzo, con queste lievità musicali, con questi oggetti nello spazio, noi vi salutiamo, io Stefano Taglietti è al microfono e ingegnere del suono, ingegnere no dice, però quando facciamo i concerti dal vivo qui è sempre Chicco Giraldi che cura il suono. Vi auguriamo la buonanotte e vi aspettiamo la prossima settimana con una sorpresa, probabilmente, se riusciamo, con un concerto dal vivo. Ma non anticipo nulla perché è da preparare ancora tutto. Quindi vi salutiamo, vi diamo una buonanotte e ci sentiamo appunto la prossima settimana alla stessa ora con Clocks and Clouds. Buonanotte.